Venerdì 15 ottobre la modenese Alessandra Ferri prenderà i voti e diventerà suora della carità. La cerimonia si terrà nel Duomo di Reggio Emilia in occasione della festa annuale della Congregazione Mariana delle Case della Carità. Ai microfoni intorno alla ghirlandina siamo con Alessandra Ferri e Luigi, uno degli ospiti della Casa della Carità di Cognento. Alessandra, quali emozioni si mischiano a poche ore dalla cerimonia nel Duomo di Reggio Emilia? Beh, sicuramente l'emozione e poi anche la gioia di entrare, di essere parte in modo ancora più pieno di una famiglia molto grande, molto bella, che è quella delle Case della Carità. E poi il vedere come il Signore poi chiama, anche se uno ha le sue debolezze, ha le sue povertà, però come lui va oltre quelle. Perché la tua scelta, è stata quella di prestare servizio alla Casa della Carità? Beh, ho conosciuto le case un po' di anni fa. Ho conosciuto per prima la casa dove abita Luigi, che è la casa Di Cognento. di Cognento. Ecco, Sì. allora ho iniziato ad andare lì. Ho conosciuto quella famiglia che è molto bella, Sì, molto vero? bella, molto grande. Ecco. E poi pian piano ho conosciuto sempre più la famiglia anche delle case della carità. E poi così, è una cosa un po' cresciuta col conoscere questa famiglia, capire che il Signore mi chiamava lì. Ecco. Siete contenti che Alessandra fa parte adesso della vostra famiglia? Sì, molto contenti.